Furti in appartamenti. Torna a diffondersi la preoccupazione nella città di Alcamo per questo tipo di reati, una cui allarmante serie era stata segnalata poco più di 10 giorni fa nella zona del Monte Bonifato, dove i ladri avevano preso di mira alcuni villini temporaneamente disabitati, mentre adesso si susseguono alcune denunce di furti avvenuti anche in pieno giorno all'interno di abitazioni situate in vari condomini nella zona del Viale Europa. Doppia arteria stradale trafficatissima che possiamo osservare in queste immagini. I proprietari fanno sapere di aver sporto denunce ai carabinieri. In particolare si apprende che questi furti avvenuti nel Viale Europa e dintorni sarebbero stati commessi, come già riscontrato ad Alcamo in precedenti analoghe circostanze, utilizzando molto probabilmente una chiave speciale, la cosiddetta chiave bulgara, un dispositivo noto anche come grimaldello bulgaro, che consente ai ladri di aprire porte senza dover arrecare vistosi danni, se non quello di forzare le serrature quel tanto che basta per aprire persino le porte blindate e quindi intrufolarsi nelle case per svaligiarle. Ciò a differenza dei colpi messi a segno oppure di recente forzando in modo evidente porte e finestre infissi nelle abitazioni situate nella via Ludovico Corrao, così è intitolata infatti da pochi giorni la strada per Monte Bonifato. Almeno 5 durante il ponte festivo tra l'Immacolata e la domenica successiva, quindi in appena 2 giorni, erano stati furti segnalati in quella zona che collega il centro urbano di Alcamo con la parte alta della montagna. Le denunce in quei casi sono state sporte sia ai carabinieri che alla polizia.